Buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera a tutti i nostri opinionisti che avete per un attimo visto qui davanti a me. Stasera siamo ospiti, si rinnova l'appuntamento del sabato con il Tifo in Borsa, ma siamo ospiti del circolo MCL di San Bartolo a Cintoia e ovviamente siamo qui pronti a parlare di calcio, di Fiorentina, di Milan, di Juve, di tutte le squadre del campionato di Serie A. E c'è una sorpresa, perché questa sera non parleremo solo di calcio, però inizio presentando quelli che sono gli opinionisti, partendo alla mia destra da Claudio Cencetti. Buonasera, buonasera. Volevo anticipare il nostro amico, dirà buon campionato. sì, questa volta vorrei dire estendere i concetti e dire buona Champions e soprattutto buona Europa League a tutti. Benissimo, allora facciamoglielo dire anche a Giovanni Nardin. Buonasera e un buon campionato a tutti. Ecco, lui giustamente rimane fedele al suo slogan. Poi abbiamo Marcello. Il campionato gli è rimasto. Sicché... Poi abbiamo Marcello Vaccaro. Buonasera. Invece col Palermo anche il campionato dura un po' di fatica. Ma adesso passiamo, qui abbiamo iniziato col calcio e proseguiamo invece sempre con il calcio, ma anche con un altro sport. Lo introduciamo con Luca Balleri. Buonasera. Che è qui con noi e che è un grande appassionato di tennis tavolo. A fianco a lui abbiamo anche Roberto Larindi. Buonasera. Ecco, allora loro tra poco li vedrete anche impegnati in qualche scambio proprio di tennis tavolo, ma prima al mio fianco qua sulla mia sinistra abbiamo anche altri due new entry, perché stasera sono con noi Fabio Pientini e Matteo Giusti. Buonasera. Buonasera. Allora, loro sono venuti qua perché si occupano di promuovere, di parlare di tennis tavolo e di organizzare anche competizioni proprio su questo sport e coinvolgono anche ovviamente il nostro Luca. Luca ci ha portato appunto loro per parlarci proprio di tennis tavolo e del loro movimento sportivo popolare che si occupa proprio di questo, giusto Fabio? Certo, noi siamo un ente di promozione. Siamo un ente di promozione sportiva a livello regionale e praticamente il nostro ente di promozione sportivo da quest'anno ha avuto la fortuna di conoscere Luca Balleri, che collabora con noi a livello regionale e soprattutto a livello nazionale, perché è stato incaricato in questi giorni come delegato nazionale per il settore del tennis tavolo. Quindi è stato promosso. È stato promosso, quindi non è stato bocciato. Quindi non avevamo dubbi. Quindi a pieni voti, quindi lui praticamente è stato incaricato da MSP Italia, Comitato Direzione Nazionale, sotto la nostra egida regionale, di organizzare per il Movimento Sportivo Popolare tutta l'attività di tennis tavolo in ambito nazionale. Quindi un compito molto importante che lo porterà a doversi confrontare con le varie associazioni del territorio per portare poi ad organizzare una manifestazione nazionale all'interno dell'MSP Day, MSP Italia, il 24 e il 25 giugno a Riccione. Quindi verso la fine di giugno un appuntamento importante, meno male che è già finito il campionato, se no ce lo portavate via per... No, infatti è stato fatto a giugno apposta per non portarvelo via, se no altrimenti sarebbe un problema. Benissimo. E, Matteo, abbiamo anche appunto il segretario regionale MSP. Buonasera. Con noi. E come è stato scelto Luca per questo ruolo? Allora, Balleri intanto ha una grande affinità con quello che è il presidente nazionale di MSP Italia, il professor Gianfrancesco Lupattelli, perché entrambi sono due professori ISEF, quindi l'affinità è stata subito della vecchia scuola dello sport italiano, diciamo. Quindi appunto nell'allargamento delle discipline del nostro ente che stiamo sviluppando, perché il calcio resta sempre il motore principale del nostro ente, però ci stiamo allargando alla responsabilità nazionale del ciclismo e del tennis tavolo, e quindi l'in bocca al lupo va a Balleri, da cui attendiamo dei grandi risultati, naturalmente con il nostro supporto. Sarà sicuramente così, ormai ha fatto pratica con parlandoci di Inter e quant'altro, quindi anche sugli altri settori, visto che l'Inter ha avuto un inizio di stagione disastroso, lui sicuramente penserà Balleri a compensare ai deficit calcistici. Qualsiasi situazione ormai con i suoi consigli possiamo andare ovunque. Intanto si vedono alcune immagini di, appunto della partita che hanno disputato, voi non lo vedete, ma dietro il nostro cameraman c'è il tavolo proprio da tennis tavolo, anzi, perché sennò ci si confonde, e lo vedete impegnatissimo.
Ecco, io anzi ne approfitto per dare qualche nota proprio sui giocatori che avete visto impegnati, perché Luca gioca nel tennis tavolo La Spezia, il numero 26 della Liguria, un ranking nazionale di 8.439 punti. Appunto, come dirigente, ci ricordava Fabio, ricopre il ruolo di delegato provinciale CONI e per la Toscana è anche responsabile poi del movimento nazionale dell'ente MSP della sezione. Scusa, nonostante la veneranda età, insomma, si difende bene, si difende molto bene. Hai provato tu, Giovanni? L'hai sfidato? Da piccolo, sì. Ah, ora no, No, invece li ho visti scambi particolarmente concitati. L'altro protagonista del video è Roberto Larindi, che appunto poi rimarrà qua con noi per proseguire la serata. Lui è il numero 33 della regione Toscana, con ranking nazionale di 9.622 punti e gioca nelle file del tennis tavolo Pistoia. Benissimo, ecco qua. Poi dopo ci dite qualche trucchetto, perché io ci gioco solo al mare in spiaggia, però mi piacerebbe sapere qualcosa per battere i miei avversari. Insomma, io non sono molto forte su questi sport. Ringraziamo. Ringraziamo sia i giocatori ma anche e soprattutto Fabio Pientini, presidente MSP Toscana, lo ricordiamo, e Matteo Giusti, segretario Grazie regionale, per essere stati con noi. Io vi congedo, vi lascio ai vostri impegni, intanto se volete disputare una partitella qua dietro potete fare. Benissimo, grazie. Buon proseguimento. E noi riprendiamo parlando ovviamente anche di calcio. Più tardi torniamo sull'argomento, Luca, e ti vedo agguerrito, con la tuta hai cambiato faccia, non ti vedo più. È normale. Allora guarda, volevo chiedere se si può scommettere sul ping pong, si può scommettere sul tennis da tavolo? Ma si potrebbe fare qualche manfrina. Ma non è un gioco che si presta alle scommesse, perché la concezione è quella sportiva. Certo, lo scommettitore accanito scommette su qualsiasi cosa, però non è colpa nostra. Tendenzialmente è uno sport e quindi non è un gioco e quindi non si scommette. Però secondo me ci sono delle scommesse anche sul tennis tavolo. Ma Luca, visto che sei pronto e agguerrito questa sera, do subito la parola a te. Iniziamo a parlare un po' anche di campionato. Quest'Inter come la vedi? Perché è un campionato, questa settimana è un po' particolare, perché le otto, diciamo, di prima fascia si sono scontrate tutte con squadre un po' più sotto il livello di queste otto, e quindi è rimasta una situazione abbastanza invariata. Ha perso qualche punto Lazio-Milan perché si scontravano, ma le altre sono rimaste tutte lì. Sai, dall'Inter a questo punto tutto quello che viene è buono, perché siamo partiti talmente male in una situazione surreale quest'estate, in cui l'allenatore Mancini allenava ma si sapeva che da un momento all'altro sarebbe stato destituito. Poi con questa nomina di De Boer, che aveva fatto storgere il naso a tanti intenditori, questa volta ha ragione. Dopo finalmente abbiamo raddrizzato una barca che stava andando alla deriva con l'arrivo di Pioli, che era in concorrenza con Marcelino, che come sapete ho imparato a pronunciarlo dopo ore e ore di sforzi, che meno male sto Marcelino non è arrivato. Pioli è arrivato nelle vesti nominali del normalizzatore, ha normalizzato un andamento che progressivamente sembra andato meglio, fino al punto in cui però ci siamo scozzati contro uno scoglio molto più grande di noi, non tanto per un fattore tecnico ma anche per tantissimi altri motivi che ormai tutti sanno. Il problema dell'Inter è anche stato la squalifica di due giocatori che nel finale, concitatissimo, sono saltati i nervi. Perisic ha ridotto, il giudice sportivo gli ha ridotto una giornata di squalifica, e sarà in campo contro il Bologna, prossimo impegno dell'Inter. Icardi si è preso due giornate, ma considerato il gesto un po' un consulto degli ultimi istanti, ricordiamo, ha tirato il pallone addosso all'arbitro, meno male non l'ha preso, è andato anche abbastanza bene. Il futuro si prospetta roseo, perché nell'Inter c'è tanta voglia di continuare a investire soldi, in barba al fair play finanziario tanto non lo rispetta nessuno, ormai è una cosa abbastanza chiara. Di progettare acquisti di giocatori italiani, che è importante, perché almeno con i giocatori italiani e l'allenatore italiano ti intendi, cosa che prima la Torre di Babele in versione calcistica non ha mai funzionato ultimamente.
e quindi noi vediamo un futuro abbastanza roseo. Adesso possiamo dire che vediamo bene il futuro, ecco. Bene, con Pioli o senza Pioli? Questa è una domanda abbastanza tosta. A proposito di Pioli, volevo aggiungere una cosa che me lo fa apprezzare particolarmente, ed è il suo non tirarsi indietro e non nascondersi. Mi piace tantissimo quando dice da qui alla fine del campionato dobbiamo vincerle tutte. È veramente un panorama in cui tutti più o meno si mascherano, fanno un po' professione di falsa umiltà. È giusto che uno dica da qui in avanti noi si cerca di vincerle tutte, voglio dire, vuol dire proprio porsi con la propria faccia senza problemi, avere coraggio e avere veramente, indicare la via da seguire a tutti quello che è il popolo nerazzurro, insomma, voglio dire, probabilmente è un'impresa proibitiva, però ripeto, un condottiero questo deve fare, deve dire che si sentono di non aver paura di nessuno e di poter vincere. Io rimango dell'opinione che come uno pensa da giocatore poi pensa anche come allenatore, la persona come giocatore era come la vediamo, c'è un ragazzo dritto, un ragazzo spontanea, una persona seria, e così anche l'allenatore. Ora la domanda di Nardine è molto giustificata, perché uno quando ha qualcosa di buono cerca sempre qualcosa di più, no? L'uomo non si accontenta mai, no? E le società sportive nemmeno. Penso che le mire dell'Inter siano altre. Siano molto alte, sì. Però ora c'è in giro il nome di Conte, no? che è un nome molto gettonato, sì. Perché fa bene dovunque va. Stabilire se Conte potrebbe far meglio dell'attuale Pioli è un'impresa titanica che al momento io non ho la presunzione di dare una risposta. Ecco, ma Giovanni, ora si fa il nome di Conte, al momento c'è Pioli, sta facendo molto bene, effettivamente viene da domandarsi se è giusto cambiare, anche perché credo che poi ogni squadra abbia un allenatore che fa ad hoc, no, per la squadra stessa. Non è detto che Conte potrebbe ottenere gli stessi risultati, oppure non potrebbe avere lo stesso successo di appunto Pioli si sta difendendo bene e non vedo perché cambiarlo. Ma fare meglio di quello che hanno fatto i due precedenti, insomma, non è che ci volesse poi di molto, perché voglio dire, è una situazione, una partenza in quella maniera, penso insomma, anch'io non me lo sarei mai aspettato, specialmente anche dopo la vittoria sulla Juve, una debacle in quella maniera, non lo so, sembra. Però adesso comunque è un risultato. Adesso ha ripreso vigore e andiamo avanti in questa. Luca è molto positivo, lo sento molto molto positivo. Finalmente il vento è cambiato, ce n'è voluto perché cambiasse, però il vento adesso è cambiato. C'è dei problemini che però non è colpa dell'Inter, che la sudditanza psicologica nei confronti della Juventus, ma lì ci si fa poco perché non c'è poco da fare, nessuno ci ha fatto qualcosa. Anche domenica scorsa questi arbitri ci hanno messo ancora del loro, anche domenica un rigorino su Eder non ce l'hanno dato, il primo gol della Juve un fuorigioco, un rigore non dato a Cagliari, quindi voglio dire, qui continuano imperterriti a fare il loro dovere, quello che gli è stato detto. Tanto io rimango della tua idea, il campionato è già tutto deciso. Il campionato secondo me è tutto deciso. Sentiamo anche il parere di Roberto, che è qua con noi questa sera, tifoso di Juventus. Ecco, così almeno abbiamo anche un rappresentante della Juventus. La Juventus ovviamente era la candidata favorita per lo scudetto e sta portando avanti quello che ci aspettavamo, il primo posto in classifica. Sì, diciamo appunto rispetto all'esordio che è stato fatto l'anno scorso, quest'anno siamo subito partiti bene e la squadra direi che magari insomma fa un gioco ma non bellissimo eccetera, però comunque sappiamo aspettare il momento buono nelle partite, sappiamo attendere, anche soffrire, non prendere gol e poi segnare anche nel momento diciamo più utile della partita, come si è visto anche nella partita con l'Inter. Per cui diciamo, mi sento di dire, anche da tifoso ovviamente sono di parte, però in Italia credo che la Juventus sia una squadra sopra le altre, ecco. Ora adesso vediamo se in Europa riusciamo a fare qualcosa anche lì. Non serve alla Juve giocare bene, tanto dove non arriva la Juve c'è chi gli dà una mano. È questa, però è vero, la Juve tante volte un gioco non bellissimo ma molto efficace. Ne riparliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, restate con noi con il tifo in borsa.
Il canale 13 sei tu. TVR più, la TV del pallino. ATC2 Service Game è leader nella vendita e noleggio di giochi e attrazioni per bar, circoli, ristoranti, associazioni sportive, flipper, videogiochi di ogni tipo, calcio balilla, slot. Fai entrare il divertimento e le attrazioni nel tuo locale e sarà sempre festa. ATC2 Service Game, via Lombardo Radice 8, San Miniato, Pisa. Fatevi travolgere dall'onda dolce. Concedetevi un momento di relax in un locale accogliente e sereno per una colazione con la nostra finissima pasticceria e cappuccini artistici, pranzi e colazioni di lavoro veloci, e nella nostra sala panoramica al primo piano potrete organizzare feste di compleanno, lauree e eventi di ogni genere. Alla pasticceria Onda Dolce, la professionalità del personale qualificato, unita ai nostri raffinati prodotti, garantiscono momenti di divertimento e gusto, anche per merende e aperitivi con ricchi buffet. Onda Dolce, via Pistoiese 433 a Firenze. Al Circolo MCL di San Bartolo a Cintoia, sede di diverse associazioni culturali e sociali, troverete una scuola di balli caraibici, una scuola di teatro, abbiamo il nostro giornalino del quartiere e un bellissimo bar. Un ampio tendone riscaldato con impianto karaoke per le vostre feste. Ogni secondo sabato di ogni mese abbiamo anche il mercatino dell'usato. Luca Balleri, cantante di piano bar e intrattenitore, allieterà le vostre feste, le vostre cene con musica, i vostri matrimoni con il suo repertorio italiano e straniero, della musica anni 60, 70, 80. Forse tu mi bacerai. Notevole esperienza e curriculum ne fanno di lui il personaggio ideale per farvi vivere momenti da ricordare nel tempo. Lo potete contattare al numero 338-2694-855 e potete visitare il suo sito www.lucaballeri.it. Panificio Artigiano Cirri, laboratorio artigianale specializzato in forniture per alberghi, ristoranti, bar e paninoteche. Via Pisana 319 Rosso, zona Ponte a Greve, Firenze. Vi aspettiamo anche nel punto vendita all'interno del mercato di San Lorenzo, dove troverete un grande assortimento di prodotti, dalla schiacciata a lievitazione naturale e tante altre golosità dolci e salate. Panificio Artigiano Cirri, profumi e sapori del pane di una volta. Alla trattoria La Casalinga in via Michelozzi a Firenze si mangia, si beve e si respira l'atmosfera goliardica e un po' becera della Firenze di una volta. Le pietanze casalinghe e la gestione familiare fanno di questa trattoria una meta per gli avventori che ogni giorno si affrettano ad assicurarsi il loro prezioso posto a tavola. Vi aspettiamo dunque alla trattoria La Casalinga, via Michelozzi 9 Rosso a Firenze. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22 interno 2 Signa, Firenze. Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 20, anche la domenica. Prenotazione dolci, rinfreschi per matrimoni, battesimi e ricorrenze di qualsiasi tipo. Panettoni e colombe di produzione propria. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22 interno 2 Signa, Firenze. Telefono 055 87 35 481 347 68 84 047. Quando si parla di America Show, si parla dei locali di intrattenimento notturno, la Dance Night Club, numero uno in Toscana. Tanti anni di successi e riconoscimenti ne fanno oggi uno dei protagonisti assoluti tra i locali di Lap Dance italiani. Oggi è la storia a parlare dell'American Show, una storia che fa dei locali di Signa e Lucca i riferimenti assoluti della Lap Dance in Italia. Numeri 1, non per caso. Venire per credere. Il canale 13 sei tu. TVR più. TVR più, la TV del pallino. Seconda parte del tifo in borsa, sempre dal circolo MCL di San Bartolo a Cintoia. Riprendiamo, stavamo affrontando l'argomento Juve con un tifoso juventino, perché questa sera abbiamo ospite anche Roberto, tifoso della Juventus. Tra poco torniamo a parlare anche di Juve, ma siccome
abbiamo aperto con un augurio particolare, che era quello di Claudio Cencetti sulla Fiorentina, perché giustamente ricordiamo che si sono disputate anche le partite di Coppa, che hanno visto un Napoli purtroppo, perché comunque sempre di un'italiana si tratta e quindi in campo internazionale si spera sempre che riescano ad andare avanti, che ha perso con il Real, pur non demeritando, perché comunque ha disputato una bella partita. Ma una bella prestazione viene invece dalla casa viola, perché ha portato a casa un risultato importante in terra tedesca. Non era semplice. Terra dove la Fiorentina non l'aveva mai vinto. Mi pare ci sia stato proprio giovedì scorso una sorta di anticipo di primavera. Anche il clima lo indicava, perché era un clima veramente meraviglioso, e per Firenze è stata una serata indimenticabile, credo. Ora certamente va sottolineato, come tutti fanno in questi giorni, che si parla semplicemente del primo tempo di questa partita, però il fatto che la Fiorentina abbia espugnato questo campo tedesco è veramente praticamente da un'impronta particolarissima, e quasi sembra che la stagione della Fiorentina cominci ora. Ecco. Ora domenica dopo ci parlerà magari del campionato, però andare avanti in Coppa è una cosa fondamentale, perché come si diceva le altre volte si vede che in giro non c'è rimasto squadre imbattibili, e soprattutto per la prestazione della Fiorentina di giovedì scorso credo che non sia precluso nessuna, per quanto riguarda la Coppa Europea non sia impossibile nessun traguardo, né di raggiungere la finale né assolutamente neanche di vincerla, ecco, questa Coppa, perché veramente è stata una prestazione ho paura, perché a Firenze insomma per vincere ci vuole tanto, ed è un verbo che si usa pochissimo e che purtroppo è passato di moda, però secondo me veramente ha risvegliato tante speranze, ed è stata veramente un'impresa insomma con questa consacrazione ad esempio di Bernardeschi l'anno scorso, diciamo tranquillamente si è rivelato, e che veramente in quest'anno e con questa partita a livello internazionale secondo me veramente consacrato. È veramente, io credo che Baldi oggi manchi, no scusate non Baldi, Walter. Ma Walter manchi perché magari è svenuto, è in preda a chissà quali, sì, sicuramente, perché conoscendolo so che è uno, ecco, che queste cose le sente. Marcello, un risultato positivo e non negativo in Coppa per quanto riguarda Fiorentina e Napoli. Il Napoli era partito bene, poi si è fatto rimontare e diciamo che ha quasi perso il treno per il passaggio della Coppa. È un dispiacere, perché comunque sarebbe bello vedere andare avanti qualche squadra italiana, al di là poi del discorso Juventus, anche sui campi internazionali. La Fiorentina può effettivamente fare un buon percorso in Europa League, anche se viene un po' snobbata. Ha trovato una squadra tedesca che è nei bassi fondi della classifica tedesca, ma che le ha dato filo da torcere. Sì, Alessia, hai detto bene. Il Napoli purtroppo già quando è uscito il sorteggio contro i campioni d'Europa, i campioni del mondo, il Napoli secondo me era già diciamo condannato a essere eliminato, perché avendo visto la partita, più di quello che ha fatto non poteva fare, anche se il presidente De Laurentiis si è lamentato con l'allenatore, poteva mettere altri giocatori, dice io ho speso dei soldi, alludeva anche credo a Pavoletti, dice se non si fanno giocare, dice perché bisogna comprare i giocatori, quindi c'è stata questa polemica fra il presidente e l'allenatore del Napoli. Però il Napoli più di quello non può fare, anche perché gli mancava un certo Higuain, perché forse con Higuain avrebbe avuto più peso. E ora il Napoli, giustamente, come ha detto Zidane, i piccoletti, dice, mi fanno paura, però più di paura, insomma, li hanno fatti in teoria, perché in pratica non si è visto un grande Napoli, anche perché il Real Madrid quando accelera e fa vedere di meritare di essere il campione del mondo. Io mi auguro che il Napoli possa eliminare nel ritorno il Real Madrid, ma dare due gol al Real Madrid secondo me è quasi impossibile, quindi il Napoli ha fatto il suo. Ora vediamo cosa farà la Juve. La Fiorentina, hai detto bene Alessia, ha vinto una partita, come ha detto Cencetti, forse non aveva mai vinto in Germania, però la squadra che ha incontrato non era di grande lignaggio, voglio dire,
non era di quelle fra le più forti. Le più forti ci sono ancora e sono ancora in corsa, se non altro anche la Roma e il Manchester United ed altre. Quindi la Fiorentina va presa la vittoria per quello che è, con una squadra inferiore attualmente alla Fiorentina, la Fiorentina ha fatto il suo dovere, cioè ha vinto, probabilmente vincerà anche la partita di ritorno e andrà avanti, questo è importante. Luca, sei d'accordo sull'analisi che ha fatto Marcello delle partite di Coppa? Guarda, io questa volta sono un attimino più ottimista. Allora, andiamo al Napoli, che è stata giustamente la partita clou. Il Napoli ha dato tutto quello che doveva dare in casa dei campioni del mondo, però sono convinto che almeno il 40% di possibilità di passare il turno a ritorno ce l'ha, perché conosco il Real e so che fuori dalle mura amiche non rende come ha reso l'altra sera. Napoli all'incontrario, in casa si giocherà la partita della vita, ma non è un luogo comune, è una partita che ricorderanno nei decenni, questa qua di ritorno con Real Madrid, e dovranno dare il massimo. Sulle critiche di De Laurentiis, si sa, un presidente spende a comprare i giocatori, un allenatore però conosce i giocatori perché li allena durante la settimana e fa le mosse che pensa siano le più giuste. Avete visto Calleione che non era in partita, lo stesso Mertens, cioè un allenatore deve valutare, non deve andare solo per ricordi. Il problema, insomma, avevano davanti il Real Madrid, non è che avevano davanti il Genoa. Allora, ragazzi, c'era un certo Ronaldo, Modric, insomma, voglio dire, dove c'è da Napoli questi giocatori? La differenza è lì, sull'1-1 si vede un grande giocatore come Ronaldo, ha fatto il 2-1 praticamente. Secondo me De Laurentiis, se stava zitto, era aveva meglio, qualche punto era in più. Contestare sempre l'allenatore. Si fanno degli spogliatoi questi film. No, Giovanni, bisogna essere modesti e capire i propri limiti. De Laurentiis si era appena montato il capo, no? Il bel gioco si è visto. Che è quello che abbiamo visto l'altra sera, il bel gioco. Non serve, il bel gioco non serve mai contro le grandi squadre. Si è visto il gap che c'è attualmente. Se il Napoli incontrava un'altra squadra, forse passava. Sì, però ora aspettiamo il ritorno, ragazzi, ancora non sono seppelliti. Aspettiamo il ritorno, perché a campi rovesciati, a volte emotivamente. Luca, giocala, senti quanto è la quota. Sentiamo, che ne pensi? Anche il Napoli, però giocatele quando dicete. No, la partita la gioco. Se penso di giocarla, la gioco. Non mi vergogno mica. Circa 3,5 la vittoria del Borussia a Firenze. Ma sì, è vero che fin dei conti è un primo tempo. È vero che, voglio dire, la Fiorentina un paio d'anni fa, non mi ricordo in quale competizione, se era la Coppa Italia, una fase avanzata o dell'Europa League, vi ricordate, aveva fatto risultato a Torino, la Juve si presentò a Firenze con una squadra decimata, con gente debuttante tipo Sturare e via di seguito, e ci lasciò le penne. Sicché, voglio dire, veramente è vero, in queste partite bisogna sempre, quando il risultato è come in questo caso ancora aperto, bisogna parlare sempre semplicemente di aver vinto il primo tempo, perché non si sa, non, sul 4-0 ho detto tutto appunto, sul 4-0 del Paris Saint Germain col Barcellona, il discorso è un po' diverso. Nella prima mezz'ora fanno un gol, è tutto capovolto, perché dopo i gol loro diventano nettamente più importanti, e quindi, voglio dire, è vero, la partita, il discorso della Fiorentina è ancora aperto. 4-0 farà riempire lo stadio. Il 4-0 del Barcellona? 4-0 del Barcellona, che cosa vuol dire? Qui c'è l'allenatore che aveva 7/11 della squadra contro. Ora che di punti in bianco stanno parlando già di un Barcellona che è fuori dai giochi, da rifare qua e là. Ora non mi sembra, insomma, io gioco il Paris Saint Germain, io vado a Cencetti e mi gioco il passaggio del turno del Paris Saint Germain, poi ognuno gioca che quello che vuole. 5 gol non si danno quasi a nessuno senza prenderne uno. Poi, ragazzi, parliamo del campionato italiano. La Juve, ora, come diceva l'amico qui juventino, e Roberto, si vede dalla prossima settimana, intanto c'ha il Porto che è una squadra inferiore, la Juve secondo intanto me va avanti, e no, il Palermo ora non sappiamo squadra, il risultato, non gettiamo confusione nei ecco, concetti. La Juve deve passare contro il Porto, poi si vede il valore delle italiane
e si può valutare sia il Napoli, la Roma e la Fiorentina, perché se la Juve viene anche eliminata, che la Juve domina il campionato italiano e viene eliminata, non dal Porto, credo di no, ma dopo, quando andrà avanti, e allora siamo inferiori tutte le squadre italiane. E poi ci attacchiamo a questo, a quello, che poteva giocare meglio il primo tempo, il secondo, ma se viene eliminata la Juve, per gli altri non c'è nemmeno strada, anche per gli altri, penso. Sentiamo così, il parere anche come categoria, come categoria. Roberto, la Juve, ovviamente tutti ci auspichiamo che prosegua il percorso di Coppa, anche perché potrebbe dare un segnale che il calcio italiano, appunto, non è morto. Eliminata, credo, il Barcellona. E sì. Essere fuori dal gioco, sai cosa vuol dire? Rimane il Real Madrid, ma il Real Madrid, si dice, la cabala, che da 20 anni, non so da quanto, per 2 anni di fila non l'hanno mai vinto. Ma quello rimane anche il Bayern, anche il Real Madrid, dai. Si leva tanto. Vabbè, ma ci siamo ascoltati anche del Bayern di Carletto? Ecco, so, rimane il Bayern. Aspetta, sentiamo l'opinione di un tifoso juventino. Che, sì, ecco. Io penso, diciamo, che come organizzazione di squadra, come solidità, magari non come, appunto, come gioco brillante, però come solidità, come forza, la Juventus ha l'organico per poter andare più avanti possibile in Champions. Anzi, penso che, insomma, possa essere una squadra dura, sì, da battere, scusa, per tutti. Amico, più avanti possibile non sa di nulla. Più avanti possibile... Se tu glielo dici a Agnelli, a coso, ma che... Non sa di nulla, non posso vuol dire la prossima viene buttata fuori. Non posso dire, non deve posso vincere, non posso dire Coppa dei Campioni o almeno fare la finale. Diciamo, non posso è sempre una Juve a livello non italiano. Non posso dirlo così esplicitamente, sennò poi magari porta male, capito? Cioè, bisogna essere un po'. Poi potrebbe pensare che la squadra. Se non le vedi le squadre italiane avanti in Coppa, in finale di Coppa Campione, non ce le vedi proprio. Allora, quanto ma non ce le vedo, ce le vedo io. Secondo me, la Roma è la seconda in classifica e può andare più avanti della Fiorentina, secondo me. Poi ci vuole un po' di fortuna. No, anche Champions League, chi... no, noi in Euroleague. Champions League, la Juve, se non arriva in finale o con le grandi, fallito. Se il Barcellona non c'è più, col Paris Saint-Germain la Juve può giocare. Poi chi rimane? Rimane solo il Bayern. Può perdere col Bayern, ma voglio dire... deve arrivare in finale, no, più avanti possibile, più avanti possibile. Allora dico la Juventus vincerà sicuramente la Champions League. Puoi dire però lottiamo per vincere. Una cosa devo dirtela, Marcello, cioè una cosa che non hai, te hai sempre attaccato Allegri per il suo difensivismo e via di seguito. Allora, Allegri non hai fatto mai in queste giornate in cui ci siamo visti, in queste trasmissioni, un appunto sul cambio di marcia, sul cambio di concezione che ha fatto Allegri, invece fa parlare tutta l'Italia, cioè il fatto di poter schierare insieme tutto quel bel di Dio che ha davanti, c'è Mandžukić, Higuaín, Dybala, Quadrado e via di seguito. Io la vedo questo non gli dai altro, Claudio. Ma infatti no, ma perché deve giocare il suo pupillo, io la vedo in perché un altro modo, Mandžukić è il pupillo di Allegri, perché l'ha sempre preferito sia l'anno scorso, ma sta giocando con la Serie A, finché non ha messo questo Mandžukić, chi ha messo in testa tu devi difenderti, lui stesso ha dichiarato non è il mio ruolo, ma pur di giocare gioco anche terzino, e quando un giocatore ti dice questo ti dice tutto, ma infatti, cioè l'allenatore gli ha imposto. A me mi sembra che manchi, allora, diciamo la verità, non dare il plauso a Allegri, ha messo Allegri, non ha fatto nulla, ha fatto giocare il suo pupillo, se no usciva sempre Dybala e gli hanno tirato le orecchie e gli hanno detto Dybala deve giocare. L'atteggiamento, Marcello, ma l'atteggiamento, aspetta, quattro attaccanti, aspetta. Allora, noi vinciamo perché ci abbiamo Mandžukić. Noi vinciamo perché ci abbiamo Mandžukić. No, se non ci abbiamo Mandžukić, perdiamo col Porto e andiamo a casa. Senti, ora vediamo se con
quando un Mandzukic ti deve giocare terzino e centrocampista aggiunto, cioè che lui è un attaccante, faceva i gol, ma li fa ancora, e il bello anche è quello che li fa ancora, e le fa ancora. Però un meccanismo rende, qual è il problema alla fine? Non diamo l'elogio a chi quello, lui ha voluto imporre Mandzukic a Dybala, e allora ora che giocano assieme non toglie più Dybala, però prima non usciva Dybala. Ora io, Marcello, domando a tutti i tifosi, chi è meglio, Dybala o Mandzukic? Ecco, su questa domanda vi lasciamo qualche minuto a pensare anche voi e tra poco torniamo per sentire le risposte dei nostri opinionisti qui in studio. A tra poco. Il canale 13 sei tu. TVR+. TVR+, la TV del pallino. ATC2 Service Game è leader nella vendita e noleggio di giochi e attrazioni per bar, circoli, ristoranti, associazioni sportive, flipper, videogiochi di ogni tipo, calcio balilla, slot. Fai entrare il divertimento e le attrazioni nel tuo locale e sarà sempre festa. ATC2 Service Game, via Lombardo Radice 8, San Miniato, Pisa. Fatevi travolgere dall'onda dolce. Concedetevi un momento di relax in un locale accogliente e sereno per una colazione con la nostra finissima pasticceria e cappuccini artistici, pranzi e colazioni di lavoro veloci, e nella nostra sala panoramica al primo piano potrete organizzare feste di compleanno, lauree e eventi di ogni genere. Alla pasticceria Onda Dolce, la professionalità del personale qualificato, unita ai nostri raffinati prodotti, garantiscono momenti di divertimento e gusto, anche per merende e aperitivi con ricchi buffet. Onda Dolce, via Pistoiese 433 a Firenze. Al Circolo MCL di San Bartolo a Cintoia, sede di diverse associazioni culturali e sociali, troverete una scuola di balli caraibici, una scuola di teatro, abbiamo il nostro giornalino del quartiere e un bellissimo bar. Un ampio tendone riscaldato con impianto karaoke per le vostre feste. Ogni secondo sabato di ogni mese abbiamo anche il mercatino dell'usato. Luca Balleri, cantante di piano bar e intrattenitore, allieterà le vostre feste, le vostre cene con musica, i vostri matrimoni con il suo repertorio italiano e straniero, della musica anni 60, 70, 80. Forse tu mi bacerai. Notevole esperienza e curriculum ne fanno di lui il personaggio ideale per farvi vivere momenti da ricordare nel tempo. Lo potete contattare al numero 338-2694-855 e potete visitare il suo sito www.lucaballeri.it. Panificio Artigiano Cirri, laboratorio artigianale specializzato in forniture per alberghi, ristoranti, bar e paninoteche. Via Pisana 319 Rosso, zona Ponte a Greve, Firenze. Vi aspettiamo anche nel punto vendita all'interno del mercato di San Lorenzo, dove troverete un grande assortimento di prodotti, dalla schiacciata a lievitazione naturale e tante altre golosità dolci e salate. Panificio Artigiano Cirri, profumi e sapori del pane di una volta. Alla Trattoria La Casalinga, in via Michelozzi a Firenze, si mangia, si beve e si respira l'atmosfera goliardica e un po' becera della Firenze di una volta. Le pietanze casalinghe e la gestione familiare fanno di questa trattoria una meta per gli avventori che ogni giorno si affrettano ad assicurarsi il loro prezioso posto a tavola. Vi aspettiamo dunque alla Trattoria La Casalinga, via Michelozzi 9 Rosso a Firenze. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22 interno 2 Signa, Firenze. Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 20, anche la domenica. Prenotazione dolci, rinfreschi per matrimoni, battesimi e ricorrenze di qualsiasi tipo. Panettoni e colombe di produzione propria. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22 interno 2 Signa, Firenze. Telefono 055 87 35 481 347 68 84 047. Quando si parla di American Show, si parla dei locali di intrattenimento notturno, la Dance Night Club, numeri uno in Toscana. Tanti anni di successi e riconoscimenti ne fanno oggi uno dei protagonisti assoluti tra i locali di la Dance italiani.
Oggi è la storia a parlare dell'American Show. Una storia che fa dei locali di Signa e Lucca i riferimenti assoluti della lap dance in Italia. Numeri 1, non per caso. Venire per credere. Il canale 13, sei tu. TVR+, la TV del pallino. Eccoci di nuovo rientrati con il tifo in borsa. Stavamo ancora discutendo un po' delle possibilità delle italiane di andare avanti nella Coppa, ma prima della pubblicità, Marcello... Il prossimo anno andrà il Palermo in Coppa. Ecco, però sempre se non retrocede. Però prima della pubblicità, Marcello, avevi posto un quesito, in particolare, guarda, ti faccio rispondere proprio, ti ho detto, dai tifosi, l'avevi rivolto ai tifosi. Giovanni non si è dichiarato. Ecco. Quando gli avevi posto la domanda chi è meglio, Pioli o Conte, lui ha detto ha tergiversato. Sì, ha tergiversato, non si voleva esprimere. Io sto aspettando Simeone. Ecco, ma mi sembra di capire, secondo Marcello, Simeone ancora non arriva. Ormai è una cosa... almeno hanno detto non ne parlano più di Simeone, idea tramontata, parlano di rinnovare. Poi io volevo versare ancora due lacrimucce, se ecco. È possibile. Bene, prego. Dalla volta scorsa, no? Siccome sono tutti a lamentarsi, anche la Fiorentina stessa, che non gli danno mai rigori, eccetera eccetera, io so qui che negli ultimi anni la mia povera Inter la mia povera Inter negli ultimi 6 anni ha avuto 29 rigori a favore e 38 contro, giusto? Ok. Per esempio abbiamo la Fiorentina che ne ha avuti 54 a favore e 28 contro. Quindi è la squadra fra le big, l'Inter, che ha avuto meno rigori ed è sotto addirittura di 9, meno 9. Vabbè, ma i rigori non è una cosa casuale. Come non è una cosa casuale? No, voglio dire, qui tutte le domeniche non è una cosa casuale. Anche domenica abbiamo vinto con il povero Empoli, l'abbiamo vinto, però anche domenica ci manca un rigore. Capito? Cosa che ho già detto, mi sembra già anche prima, se non mi sbaglio, se Alzheimer non mi ha colpito, che la Juventus anche domenica ha fatto il primo gol fuori gioco. E c'era un rigore netto per il Cagliari, quella spinta che ha avuto in area. Quindi voglio dire... Ma scusa, ma perché alla fine... Come alla fine? Alla fine che cosa? Di gran lunga più intanto obiettivo, dacceli i rigori. Essendo di gran lunga più obiettivo, pur essendo ovviamente per la Fiorentina, devo sempre difendere la Juventus. Ma è inutile discutere. Era più forte. Ma questa squadra non ha bisogno. Era più forte. Non ha bisogno di questi regali continui. Ma vince ogni anno con 20 punti sulla seconda. Ma levagli quello che vuoi. È la più forte. È inutile che... È la più forte. Settimana scorsa, Luca. No, io ritorno su una polemica che non è una polemica, ma è una constatazione, o comunque un modo diverso di vedere le cose, sul fatto che se ne è parlato l'altra volta, se l'allenatore incide più o meno quanto incide. Io cito un nome del Paris Saint-Germain, Unai Emery, che ha trasformato una banda di raccattati individualisti superpagati in un club che gioca un calcio d'assieme molto importante, avendo venduto Ibrahimovic, che era teoricamente il giocatore di miglior livello. Quindi bisogna un po' riflettere su questo fatto. Su cosa conta davvero? Se cosa sono conta davvero? Gli aiuti arbitrali, se sono anche Ibrahimovic, poverino, non gli riesce a vincere una Champions, questo qui. È buono per vincere gli scudetti e basta. Dove è andato? È andato. Anche quell'anno che era all'Inter. Vuole andare via per andare a vincere a Barcellona e l'Inter vinse lo scudetto. Sicché voglio dire... Però il gioco d'assieme che ha il Paris Saint-Germain, io fra l'altro è una squadra che ho seguito perché è stata accaparrata dai diritti TV, delle TV libere, quando gli sceicchi investirono un sacco di soldi, quindi l'ho seguiti molto. Poi fra l'altro Thiago Motta fu uno dei primi dell'Inter a essere ceduto là, insomma una squadra l'ho seguita, ha avuto tanti giocatori buoni ma mai gioco d'assieme. All'improvviso è arrivato questo allenatore basco dal nome un po' arzigogolato che dopo 2 successi col Siviglia, anzi 3 successi col Siviglia, ha trasformato una squadra completamente individualista in un club che gioca il calcio bene. Questo va detto, quindi va un po' rivalutata la figura dell'allenatore bravo, l'allenatore bravo, non l'allenatore così. La gestione degli elementi della squadra è importante. L'aveva anche prima giocatori buoni, non è che ha cambiato tantissimo, sono quasi gli stessi. C'è Verratti,
ce l'aveva anche prima. L'ex Cavani del Palermo, ce l'aveva anche prima. Pastore, insomma, ce l'aveva anche prima. C'ha buone individuazioni. Sono gli stessi che aveva prima e che non facevano niente. Stavolta hanno fatto un match eccezionale. In Francia vince sempre lo scudetto. Non facevano niente. Hanno vinto. No, in Coppa Campioni non facevano scudetti. No, in Francia. In Coppa Campioni hanno fatto figure meschine. Veramente meschine. Perché lo scopo della società era quello di andare avanti in Coppa Campioni, non in campionato, dai. Se spendi tutti quei soldi col solo obiettivo di vincere il campionato. Giovanni, un rigore a Palermo glielo posso andare, è l'unica squadra che non ha dato nemmeno un rigore. Bisogna arrivarci in area per prendere il rigore o no? Beh, forse Marcello, al momento noi non sappiamo come è andata la partita con la Juventus, magari qualche rigore è arrivato anche per il Palermo, proprio contro la Juve, così che ha smentito magari il nostro Giovanni, non credo, però. Una Fiorentina che piange sempre, 54 ne ha avuto. 54 rigori. Pensaci tu. No, ma no, proiettiamoci il futuro. Parliamo come giusto nella terza parte delle partite di domenica prossima, in cui il Milan-Fiorentina è la partita clou. È la partita clou, la partita più aperta, 2,25 Milan, 3,30 sia il pareggio che la vittoria della Fiorentina. Lo dicevo prima, lo ribadisco ora, momento chiave, veramente chiave per la Fiorentina. E questo è davvero la stagione che si sta aprendo ora, perché io non credo, vincere sembrerebbe troppo, praticamente di sognare, oltretutto c'è la partita di ritorno, quindi anche le energie, insomma, non penso sia impossibile dare sempre il massimo, però tornare già imbattuti da Milano, dopo che lo scorso weekend è successo che hanno pareggiato Milan e Lazio e quindi hanno rallentato la loro marcia, e quindi quello che sembrava un mese fa quasi impossibile, cioè agguantare comunque di nuovo l'ingresso in Europa League nelle prime sei, torna a essere possibile. Certo, e Milano rimane, Milan-Fiorentina rimane una tappa fondamentale. La Fiorentina ha affrontato già in questo piccolo scorcio di inizio di girone di ritorno praticamente le due migliori della classe, Roma e Juventus. È evidente che ora insomma il campionato, il calendario successivo insomma può riservare belle sorprese, può seguitare a guadagnare, perché secondo me al di là di quello che può essere il sogno Europa League, la Fiorentina è tornata prepotentemente in gioco anche per quanto riguarda praticamente le prime 4, 5, 6 posizioni per la Serie A. Sì, effettivamente il Milan è anche un po' calato nelle ultime Milan sì, ha avuto quell'esploit quando ha vinto a Bologna 9 contro 11, però insomma voglio dire, vai a vedere il rendimento dall'inizio dell'anno, di punti ne ha fatti poco, insomma è stata veramente avvicinata tanto alla Fiorentina. Poi teniamoci, c'è ancora la Lazio e c'è ancora l'Atalanta, che tutti seguitano a dire ma tanto calerà, ma che comincia calerà fra un po', siamo alla fine del campionato, non è ancora tanto calato. Prima o poi cala, e lui mi sembra anche penna bianca no, anche mai espresso, dicevano che Gasperini fine campionato, ma io non lo so gli allenatori che fanno, solo che rispetto a Palermo è troppo forte l'Atalanta. Erano tanti anni che l'Atalanta non sappiamo, domenica sera è in quel di San Siro, viene dalla partita di Coppa dove ha vinto e giovedì deve rigiocare, quindi ora è il momento. È il momento clou. Dicevo a suo tempo, no? Ci siamo. Ora volevo dire che si gioca ogni tre giorni, vediamo un po' com'è la faccenda. Volevo dire, l'Atalanta erano tanti anni che non aveva un numero così alto di giovani di alto livello. Cala è un discorso normale, perché l'Atalanta, bene o male, è sempre stata una squadra di non altissimo livello, ma però erano molti anni che non capitava un vivaio di giocatori importanti. Ma finiscono anche questi, perché ora il prossimo anno l'ha venduti tutti. Perché intanto falli vendere, però hanno venduto uno solo. Hanno uno solo. Sono già tutti piazzati alla Juve. Però nel campionato, Caldara. Però in questo campionato lo finiranno, no? Quindi è difficile che calino. Si starà a vedere, dovrà far uscire di nuovo. Trovino qualche un altro, perché finalmente il calcio italiano ha preso una via diversa, quella di investire sui giovani, no? Era un po' di anni che non succedeva. Intanto rivediamo qualche immagine di Luca mentre era impegnato prima. Un vesto. A volte gli scambi anche durante la nostra trasmissione sembrano quelli che vediamo qui, sono molto serrati, quindi credo che si possa fare un paragone. Il match è Juventus-Inter. Juventus-Inter, è vero, ma chi ha vinto alla fine? Era solo riscaldamento? No, era esibizione. Ah, okay. 2-2 come tutti i salomonici Parigi. Marcello, invece, tornando a parlare sempre di campionato, le altre squadre sono impegnate con partite che sembrano sulla carta abbastanza abbordabili per Inter e Napoli e anche per la Roma, che gioca comunque contro il Torino. Che ne pensi di questi scontri?
Ma senti, il Napoli dovrebbe, ora si vede la ripercussione dopo coppe. Che sai, Chievo è una squadra. Il Chievo è sempre una squadra ostica per il Napoli. Giocano, corrono, insomma, ti fanno soffrire. Poi il Napoli fuori casa non è mai come il Napoli in casa. Quindi si vede se il Napoli veramente supera questo, diciamo, un po' delusione, secondo me minima, perché quando dicevano il Napoli va a Madrid, insomma, bisogna essere modesti e capire i propri limiti. Con il Real Madrid il Napoli non ce la poteva fare, rispetto, ora sai, il primo gol gli ha dato un po' di speranza. Quindi vediamo cosa fa il Napoli dopo la delusione della. Poi c'ha la prossima partita con il ritorno di Real Madrid, del Madrid. E quindi si caricherà, vorranno dire a casa facciamo, ma comunque vorranno arrivare, io vorrei allo scontro. Come tifoso specialmente sudista vorrei che il Napoli eliminasse, tra l'altro il Real Madrid è allenato da un certo Zidane è stato un grande per la Juve, però io lo rispettavo, poi dopo la testata a Materazzi, allora mi è caduto dal cuore. Ci ha fatto vincere un campionato del mondo in quel modo lì, però. Sì. È vero, quindi dobbiamo in qualche modo essere testata, anche... Dobbiamo essere riconoscenti, dai. Per essere molto grati a Zidane. Un po' ti, insomma... Tu ti ricordi sempre le ultime cose nel calcio, non ti ricordi mai... No, ma nella vita e nello sport in genere, mi ricordo Nino Benvenuti, carriera strepitosa, tutti si ricordano l'ultimo match con Monzon. L'ultimo match perso con Monzon. Fece una scelta sbagliatissima lì. Perché lo perse male, cioè... No, non doveva incontrarlo. No, prima di salire sul ring, io l'ho visto... Era di notte, mi pare, non so. Mi fece fare anche una levataccia prima di salire, vedere. Già aveva perso perché aveva paura del pugno di Monzone, che era nominato un pugno che rompeva tutto. Non aveva tutti i torti, non aveva tutti i torti, però lui è salito perdente. Mentre il primo incontro, quando ha vinto il mondiale con Griffith, è salito vincente, ha vinto. Anche le partite sono così. E il Napoli come scenderà in campo con Real Madrid? Vabbè, comunque va in campo tra 20 giorni. Napoli tenterà, Luca, però io penso che addirittura perda con il Real Madrid anche a casa. Perché speriamo di ora no, speriamo si di dice no. Il Madrid fuori casa, ma il Madrid c'ha Cristiano Ronaldo, c'ha Bale, c'ha dei campioni. Che il Napoli onestamente non ce l'ha. E quindi... Un parere velocissimo anche su Roma-Torino. Giovanni, la Roma viene da comunque 11 successi in casa, quindi una partita... Mi ripeto, insomma, in casa la Roma è un rullo compressore e poi... No, è un 1-1 secco. Ok, invece Bologna-Inter... Ecco, Bologna-Inter già l'ho detto la volta scorsa, vuoi vedere che questi ci fanno penare sicuramente. Non però è una partita semplice. Non è una partita semplice, ma per noi non sarà poche saranno semplici. Al di fuori di quelle tre sopra e tre sotto, che ormai sono ite, il resto... Giovanni, tu all'inizio del campionato eri più obiettivo. Perché l'Inter era a 40 punti. Era fuori. E non dicevi i rigori, l'Inter, la Juve. Ora, insomma, l'Inter era molto più indietro, cioè non vinceva mai ed era altalenante quando c'era quell'altro allenatore. Ora che l'Inter è sempre a 25, a 20 punti, un po' è prendertela sempre con gli arbitri, i rigori. Tanto ma che la realtà è questa? Io ti porto i numeri, Marcello, io non è che ti ho portato i chiacchi. Qui c'hai i fatti. Se vuoi, riguardati stasera prima di andare a letto. Però tu prima di andare a letto devi guardare che se levi la Juventus, avanti c'è l'Atalanta, non c'è una grande squadra e l'Inter è lì. Quindi te la devi prendere con l'Inter. Leva la Juve e c'è la Roma, il Napoli, e c'è la Lazio e c'è l'Atalanta.
Allora, intanto che voi continuate questo è una forma di mea culpa. Secondo lui è una forma di mea culpa. Leva la Juve, ma c'è quell'altra avanti, quindi Marcello, vincerebbero Marcello, le altre. Ti devo fermare perché abbiamo finito completamente tutti i minuti che avevamo a Fermami perché io critico all'amico. No. Però, anzi, tenete pronte le risposte per la prossima settimana, perché noi sabato prossimo saremo di nuovo qua, come sempre l'appuntamento sarà con il tifo in borsa. Noi saremo qui ad aspettarvi. Buona serata a tutti.